Il tortuoso ed impervio percorso della dismessa ferrovia a scartamento ridotto nei pressi di Civitavecchia ha ospitato la prova del nuovo Defender Land Rover. La trazione integrale intelligente, le ridotte e le capacità di guado hanno praticamente azzerato le difficoltà della guida, che è risultata una passeggiata anche per i conducenti meno esperti. Defender è un'icona della storia dell'automobile. L'edizione precedente è stata in vita per quasi 70 anni, dal 1948 al 2016, mantenendo in tutti questi anni la fedeltà al progetto originario, con pannelli in alluminio e rivetti, e ovviamente con aggiornamenti tecnici e tecnologici. Da quando è cessata la produzione del precedente Defender, nel 2016, c'è una grossissima attesa per questa nuova versione del Defender, che sta arrivando in questi giorni e già nelle concessionarie del mercato italiano. Nuova Defender mostra innanzitutto una continuità col DNA della versione precedente, continuità che si vede in molti elementi del design: il faro tondo, la ruota posteriore esterna, l'apertura del portellone posteriore laterale, anche la cosiddetta Alpine Light, cioè quella luce che illumina l'abitacolo nella parte alta laterale. Ci sono quindi tutta una serie di elementi stilistici che richiamano la vecchia Defender, ma soprattutto quello che conta sono le capacità fuoristradistiche, che sono veramente al top della categoria. Questo veicolo ha degli angoli di attacco notevoli, ha anche la nuova versione del Terrain Response 2 con alcune funzioni configurabili, cioè può funzionare in modo automatico per qualsiasi utente, per cui adattandosi ai vari terreni, sabbia, roccia, fango, in modo automatico. Però per gli utenti più esperti consente di tarare tutti gli elementi, come per esempio la risposta dello sterzo, la catena cinematica, la taratura delle sospensioni, tutta una serie di cose che possono essere aggiustate, diciamo tarate finemente da parte degli utenti esperti. E poi per esempio c'è anche una funzione di guado: la capacità di guado raggiunge i 900 mm, che è un record per una vettura di questo tipo. C'è una possibilità di misurare questo guado, e che c'è anche una funzione che sostanzialmente spegne alcuni interruttori, sensori di parcheggio, questo tipo di cose che si potrebbero rovinare nell'ambito di un guado. Poi all'uscita dal guado dà una frenata alle pinze dei freni in modo tale da riuscire a svuotarli. Quindi insomma tutta una serie di funzionalità che servono per questa guida in fuoristrada. L'altro elemento di novità importante però è la tecnologia. Nuova Defender è la prima autovettura Land Rover ad utilizzare un nuovo sistema di intrattenimento multimediale, il PIVI, che si avvale anche dell'intelligenza artificiale per imparare quelli che sono i comportamenti del guidatore e tarare tutte le varie funzioni, dal sistema di intrattenimento multimediale al sistema di navigazione, al sistema di connessione col telefono. Ecco, tutte queste funzioni vengono poi mano a mano tarate e aggiustate in funzione delle esigenze e delle capacità del cliente.